Allora, questa è la mia macchina, questa è la mia macchina, uno passa qua, fa fare una passeggiata, vai a fare una passeggiata, vai a fare la Casal dei Pazzi, e cosa vedi? Guarda cosa vedi, guardate cosa vedete, giornali buttati così, poi ci lamentiamo che ci sono 40 gradi, ci lamentiamo che ci sono, vedete, signori che vengono qua e sperano di trovare un secchio adeguato, ci lamentiamo che ci sono 40 gradi, ma io dico Alemanno, ma che cosa mi aspetta a togliere queste bottigliette qua? Non è colpa del sindaco, ci mancherebbe altro. Ma dove può il cittadino mettere se tutto pieno? Sono 5 giorni, siamo dal 20 settembre che stiamo aspettando di togliere qua tutte queste schifezze qui. Allora, io dico, creiamo una possibilità affinché il cittadino possa giustamente munirsi di poter mettere il creatore dove si può mettere il creatore, il non recuperabile dove si può, che poi tra l'altro vedo che tra l'altro vedo non sono neanche tanto pieni, guardate, vediamo un po', non sono pieni, non capisco perché c'è gente che li butta, non è che ci vuole tanto, il bidone non è pieno, vedete, il bidone non è pieno. Allora io do per concludere 24 ore di tempo al comune di Roma per togliere questa cosa, 24 ore di tempo, facciamo vedere anche la via, andiamo a inquadrare anche la via precisa, via, che beh, io ci abito qua da una vita, però non ricordo, via Nicola Antonio Pedicino, andiamo a riprendere da dietro se si può vedere, allora. Pure botanico, Antonio Pedicino, era pure botanico, quindi in una via di un botanico c'è questo scempio, allora via Antonio, via Nicola Antonio, 1839, Antonio, caro Nicola, dall'alto, non s'arrabbi, botanico, non s'arrabbi di questo scempio, le chiedo lei. Come vedete, ecco qua, il signore deve prendere e buttare l'immondizia, vedete, vedete? Allora, uno cammina, cosa vede? Anziché vedere gli alberi, i fiori, cosa vedi? L'immondizia, cosa vedi? Le bottiglie, ecco, questo spray, prendiamo questo simbolicamente, dove lo buttiamo? Proviamo a buttarlo nella plastica, non c'è, e buttiamolo così. Beh, signori, io amo la mia città, amo Roma, però io Roma vorrei che venisse un pochettino, proprio ve lo dico con un cuore, trattato un po' meglio.